là, bellissimo, straziante. Lorenzo? Papà, sto andando a provare. Un attimo, vieni qua, senti che è chiuso l'articolo, senti. Non era un terzo tempo, era una musica. D'ora in poi, occhio orecchi al cielo, perché un nuovo Mozart si aggira per il palazzetto. Eh? Io mi commuovo. Io mi preoccupo. Mozart, palazzetto. Mio figlio, l'unico melomane senza un sentimento. A proposito, Marcellina, a che punto siamo? 25esimo della ripresa, 1-0. Con la cena, dico, a che punto sei? Mister, che durmiento, mancano 2 ore. 2 ore? Ma è tardissimo. Beh, per fortuna sono già pronto. Direi che siamo lievemente in anticipo. Mi dici che facciamo adesso per 2 ore? Non hai voglia. Dobbiamo prendere il vino, poi arrivare fino al portone. Sarà dura, il palazzo è questo. Ah, ho capito. Hai paura che scappi prima. Ma dai. Vogliamo parlarne? Ancora? No. Mamma, la vera tragedia è che Chris adesso sta con quell'arpia di Samantha. Io certe cose le sento, sai? E ho tanta paura che questa è la volta che cede. Ma non sarà mica la fine del mondo, no? Non è che la stai pigliando un po' troppo seriamente questa cosa degli angeli speziati? Spaziali. Angeli spaziali, mamma. Ed è una cosa seria. Per esempio, nella puntata 148, seconda parte, Chris vede Debbie, sparisce nel tunnel spazio-temporaneo. Temporale, poi... spazio-temporale. Mamma, quanto sei ignorante. Mica piove nello spazio. E infila il 7 con un tiro di pregevole fattura balistica. No, pieghevole frattura basilica. È buonissima, me la scrivo subito, senza meno. Allora, pieghevole frattura. Marcellina! Arrivo! Marcellina! Presente? La scarpa. Non questa, l'altra. Oh. E com'è che è finita là? Com'è che è finita là? E il mister tira de todo. Non può tenermi in allenamento, no? Guarda, Un salto solo. È pronto? Ah, mister, ma quanta storia por dos giornalista deportivo che non sa ben nada de nada de football. Ma perché ve pagano? Innanzitutto non sono i soliti colleghi, ma... diciamo, 2 colleghi. Cosa? Mister, attenzione, alla tua età, se pensa al sentimento e non a partite strane con troppi giocatori in campo. E senti, Marcellina, vedi, da quando mia moglie non c'è più, insomma, io ho avuto... delle donne. Delle che? Delle donne. Ad esempio, Lorena è stata una donna molto importante per me. Ma non mi disse. Quell'umanoide coi polpacci del San Morano era una femmina. Disgustoso. Senta, mi sente? Perché urla? La musica è leggermente alta. Il rock rallenta la scadenza dello yogurt. No, mi servirebbe del vino. Self service, lassù, tra ammoniaca e anticalcare. Che gentile. Lo sai che sei bravina? Accademia d'arte, danza. Che coincidenza! Pensa che io, fino all'ultimo, non sapevo se aprire una scuola da ballo o un supermarket. E poi, sai com'è, la vita. Che fai stasera? Non esco con te. Non sai che ti perdi? Mai sentito parlare di Tony Manero? Sì, ma pensavo fosse estinto. Comunque, piacere. Emanuela. No! Senti, Lorenzo, voglio essere chiaro.
ho deciso che Anna e sua figlia Manuela verranno ad abitare qua. Sì, è tempo di cambiare, basta. Io avrò di nuovo una donna al mio fianco e tu, per la prima volta, una sorella. Sei contento? Oh, sapevo che avresti capito. Bravo. Cosa mi chiedi? Va bene, vai. Mahler? Mozart Mussorgsky, non Mussorgsky, Mozart. Che ci fai dopo? Tu vieni prima di Mussorgsky. Ciao, papà. Ciao. Che fai di bello? C'ho Mozart in fuga. Interessante, sì, sì. Ma tu prendi tutte queste medicine, sì? Beh, il minimo indispensabile. Certo, sì, sì. Beh, io avrei deciso che... Dimmi. È presente Anna... Sì? Ecco, insomma, io ho deciso che... Hai presente Anna? Sì, sì, sì. Io. Hai presente? Anna. Presente Anna, papà. Quella che chiamo da due mesi a questa parte tutti i giorni. Non era difficile. Bravo, vedo che hai capito. Ciao. Ma, insomma, che cosa avresti deciso? Ah, sì, beh, che... Beh, potresti andare a prendere un dolce. Perché? Perché questa sera viene a cena... Anna. Eh? Questa sera a cena viene... Chi viene a cena? Papà, articola. Anna. Anna viene a cena. Ah! Fantastico. Eccomi che sei tutto in tiro. Vado a comprare il dolce. Grazie. Ehi, 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 ehi. Niente scherzi, eh? Che io di matrigna non ne sento proprio il bisogno. Ma figurati, no? Non c'è bisogno. Italia! Eh? No, direi che me ne serve uno buono, invecchiato. Se per questo ne ho di vecchissimi, signora, quasi decrepiti. Volevo dire che sono tutti molto invecchiati. Marco? Marco? Dal saggio in accademia. Ah sì, e perché non me la presenti e gli dici di portare un'amica? Ma sei Ronato, la detesto. Ci risiamo, più sono carino e più la detesto. Ecco, ma tu la conosco, non fa per te, non ha cervello. Meglio. È perfetto per te. Ascolta, sta poi con un bestione. Quello non prende gli ormoni. Quello è un ormone. Guarda che se mi gonfio faccio paura. Senti, ho bisogno di una torta per stasera. Ma dove va quello con tutte quelle uova? Mi piacciono. Senti, ma non una delle tue solite cose. Bello. Mi raccomando, per 6 persone, non avariata. Scherza. Perché mio padre porta a casa la fidanzata. Ah, sì? Si usa così adesso? Viene a chiederti la sua mano? Ma sì, ma quando mai? Quando mai? Fatto della boccia. Sicuro, della boccia. Ciao. Dica. Ma sensibile. Intelligente, passionale come una pantera. E poi è così tenero. Per ora non ricominciare, e l'ammorbidante non ci serve. Piuttosto, quando pensi che ci trasferiremo? Ma anche stasera, dice che a casa sono tutti entusiasti. Anzi, vorrei conoscere proprio il figlio perché mi sa tanto che ti piacerà. Così facciamo? Bingo! Come sto? Così. Ma così. Che stiamo preparando di buono? Suppa andina. Ah, ma siamo sicuri che il colore è normale, sì? No, è normal, ma non me frega un corner. A me frega invece, moltissimo. Ho comprendido. Allora cucina il mix
Mister, sostituzione! Ma no, Marcellina, cosa hai capito? Tu lo sai che io non posso fare a meno di te stasera. Mira Meloccio, tu sei innamorato? Pochito. E il mister se pensa di cambiare la formazione? Ma no. Sabe che io non faccio panchina. Ma che panchina è panchina, Marcellina? Tu e Lorenzo siete la mia squadra, l'unica. Solo che a un certo punto del campionato magari uno deve fare dei nuovi acquisti. Come nel calcio mercato. Ora basta, eh? Io voglio che tu resti qua con noi, sì. Però da questo momento in poi ci saranno anche la mia compagna Anna e sua figlia Emanuela. Ora lo sai. Che profumino! Ma si possono portare cibi propri stasera? Ciao. Lorenzo, per piacere, non dire niente. Ci voglio parlare io. A domani, Mr. X. Avverto come una punta d'esitazione. Sono due ore che state qui a scegliere. Scusi, questo è un locale pubblico? Ecco, allora a norma della legge 337 posso starci a pensare tutto il tempo che voglio. Ispettrice della Camera di Commercio? No, avvocato, è membro del Comitato Difesa Consumatori. Pure io? Poverini, sono così indifesi. Come posso aiutarvi? Ma, sa, è una cena speciale, occorrerebbe un vino particolare. Carne o pesce? Non lo so, la cuoca è peruviana. Pare sia una specie di matta con la fissa del calcio. Ma è Marcellina. Ma la conosce? Eh sì, allora voi siete le ospiti di casa Baldini. Bravo, come lo sa? Arte divinatoria. Appena lo scopre Lorenzo. Ah, conosce anche lui? Sì, da 20 anni. Prima compagni di scuola, poi negoziante di fiducia. Da sempre maestro di vita e guida spirituale. Spara, com'è? Vorrei essere preparata, visto che devo andarci a vivere. A vivere? In che senso? Dormire, mangiare, abitare. Piacere Anna Simone, avvocato. Compagna di Michele. Insomma, si può sapere com'è questo Lorenzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Dimmi che assomiglia a Chris. Uguale. Ciao Marcellina, che hai fatto di buono? Ma che succede? E mister? Non ti ha detto nada? No, perché? No, no, così, così. Lorenzo, puoi rispondere al telefono, per favore? Vado. Pronto? Pronto, Lorenzo? Chi è? Sono papà. Papà, ma sei già uscito? Sì, ti devo parlare. Hai presente Anna? Sì, ho presente Anna. Ha una figlia. Mi hai chiamato per dirmi questo? Sì, siccome viene a cena anche lei questa sera, vorrei che tu fossi gentile anche con lei, va bene? Ciao, ciao. Papà? Papà? Papà, perché Marcellina è in catalessi? Perché, perché, perché? Tu non senti mai bisogno di una presenza femminile in questa casa, eh? Magari di una... Di una... Ma guarda che sei strano forte oggi. Ma che fai? Prima mi chiami da casa, poi tartagli pure. Guarda, io non ho bisogno di niente. E non voglio cambiare niente. Una moglie. Allucinazione.
di natura ossessiva tipica degli stati ansiosi. Un classico. Si chiude gli occhi, si conta fino a tre. Uno, due, tre. E l'allucinazione svanisce. Se l'allucinazione non sparisce, contattare un medico. Arrivo, arrivo, puta la madre del guardalinea. Lei deve essere Marcelina, vero? Piacere, Anna. Vabbè, io sono Anna e lei Manuela, mia figlia. Senta, scusi modi bruschi, ma un ragazzo, credo Lorenzo, sì, ci ha chiuso la porta in faccia almeno due volte. Ma involontariamente, si capisce. Un patriota. Entrate. Veramente siamo già dentro. Sì, ma non cantar vittoria. La bala entra e la bala esce. Avevi ragione. Ci aspettavano a braccia aperte. Benvenute! Benvenute nella... Un momento, Vostra nuova casa. Io sono Michele, molto felice di conoscerti. Gli altri un po' meno. Ah, avete già conosciuto Lorenzo e Marcellino? Sì, di sfuggita. Beh, vabbè, accomodatevi. Qualcosa da bere? Sì. Marcellina, puoi portare qualcosa da bere, grazie? Ti abbiamo portato del vino. Oh, grazie del pensiero, ma non c'era bisogno, L'abbiamo preso da un tizio qui sotto. Ma da chi, da Marco? Ma quello è il truffatore, ma te l'avrà venduto sicuramente, le metteranno certo, Anna, che anche tu... Ottima marca, sì, sì. Io vado a chiamare Lorenzo, una marca è la mia preferita, sì, sì. Buonissima. Io ho paura. Ma no, Manu, dai, che ne pensi di Michele? Pensavo meglio. E di Lorenzo? Meglio non pensarci. Ti dico che le devono aver asportato il cervello. Trafficanti d'organi. Ora non fare il bastian contrario, Una ragazza come te. Carina, simpatica. Simpatica? Ma tu non la conosci. Parlare con lei è un'impresa, è come Jack Nicholson alla fine del culto. Sono Emanuela. Posso vedere la camera? Come no? Stavamo giusto dicendo questo con Lorenzo. Questa è camera mia. Ora possiamo andare. Ma veramente non siamo neanche entrati. Ma si vede benissimo anche da qua. Ma io devo rendermi bene conto. Bisogna calcolare gli spazi. Che sei geometra? No, no, non toccare, per favore. No, che sono tutti in ordine. Mozart, Mahler, Mussorgsky. Tutti con la M? Non ne conosco uno, ma che roba è? Ballabile. No. No. Dirmi che country. Ce l'hai Eros? Niente Eros, c'è solamente lirica e classica. Beh, più classico di Eros. Che belle! E tutte queste boccette. Oh. Ma tuo padre lo sa che ti fa l'ecstasy? Senti, sono abbastanza allucinato di mio. Io sto cercando di essere gentile perché me l'ha chiesto mio padre. Ora tu esci. E qui non ci metti più piede. E allora neanche tu dalla parte mia. Dalla parte mia. Parte mia? Secondo me i ragazzi stanno legando. Dici? Sì. Oh, allora? Ti piace la casa? Grande, no? Sì, ma stanza di coso. Cosa? Lo dice a quel bisonte che ti scorrazza con la moto. Ciao, Anna. Bene, allora è pronto e andiamo tutti a tavola, Sei sicuro che l'abbia presa bene? Ah, Lorenzo, sì. Lui è un ragazzo molto riservato, ma è felice dentro. Molto felice. Marcellina! Marcellina! Oh no! Il dosso!
Marcellina! I tre, i quattro! Ma cosa fai, Marcellina? Lanci depieghevole frattura basilica! Divertente la peruviana, è matta come un cavallo! Giuro che non capisco, non l'ha mai fatto così, non... Magari è un'usanza loro! Come no? Adesso c'è il lancio dei coltelli! Marcellina, faccio io, grazie. Prego. Anna? No, un assaggino perché sono a dieta. Ehi, lasciatelo un po' anche per lei. Anna? Che è? Ti dico solo che in terrazzo non vedo lucertole da mesi. Lorenzo? Basta, grazie. E io? Buon appetito. Scusate un attimo che... Io a questa roba non mi ci abituerò mai. Non mi pare necessario. Marcellina non va mai in trasferta. Lorenzo, me lo puoi dire, sai? Io credo che tu questa cosa non l'abbia digerita. No, veramente io questa roba non l'ho manco toccata. No, voglio dire, possiamo parlarne fra noi, no? Parliamone. Hai detto qualcosa? Sì, vabbè, adesso non esageriamo. D'altra parte, quello che ti ha detto Michele... Michele? Mio padre? Perché non ti ha detto... Tutto a posto. Non gli hai detto niente? La porta. Scusa, Lorenzo, sono mortificata. No, Marco, no! Marco! Allegria! Ta-da! La famiglia aumenta e i bisogni crescono. C'è qui il vostro Marco. Frigoriferi, lavatrici, microonde, che a giudicare da questa brodaglia vi sarà molto utile. E in omaggio della ditta, tada! Una preziosissima targa in ottone con incisi il cognome di famiglia, Baldini e Simone. Non ci serve niente. E tu molla questi depliant. Un momento, sì, il pasticcio l'ho combinato io. Io e Anna abbiamo deciso di vivere insieme in questa casa. Vivere qua? Sì. Ma lei no, vero? Da, adesso non essere sgarbato, eh? Sgarbato? Ma questo vuole annettersi la mia stanza! E allora? Voglio essere franco. Lorenzo, noi dovremo cambiare le nostre abitudini. Credimi, se ho preso questa decisione è stato anche pensando a te. Sono sicuro... che il confronto col mondo di Emanuela ti farà bene. Sono diventato masochista. Fammi male. Ma lasciamo tutto com'è. Piano piano, attorno al mio amore per Anna e quello di Anna per me, nascerà, anzi non meglio, sboccerà un'armonia che sarà contagiosa. Scusate, chiederei la parola. Lorenzo? Marcellina? Mi dispiace di essere piombata qui così. D'altra parte l'ho fatto perché Michele mi aveva detto che ne eravate tutti contenti. Però non è necessario fare le cose in fretta. Io penso che possiamo, anzi, dobbiamo, sì, dobbiamo pensarci ancora. Un'oretta, eh? Ma perché pensarci? Scusate se insisto, ma l'avete vista bene. Con questa vi cambia la vita. Lo puoi dire. E tu non dici niente? Lorenzo, amigo, el pueblo es contigo! Oh! E chi è? Lo conosci, Ricky Martin? Un, dos, tres! Vedete che andiamo già d'accordo? Io dico che saremo una grande famiglia. Vorrei proporre un brindisi, Anna, Lorenzo. Da oggi in poi, questa sarà casa... Baldini e Simone. Marcellina, prego. E Anna
Emanuela, benvenuta. Ah. Bevo l'amaro calice di una battaglia persa. Posso dirti una cosina? Ma la guerra non è finita. E io all'alba. Senti, stai lì. Vincerò. Vincerò.